Ben ritrovati con il nostro focus su Cancello Arnone. Oggi abbiamo con noi il sindaco, l'avvocato Ambrosca. Sindaco, salve. Mi risulta da voci accreditate che insomma ha avuto un periodo bello fitto di incontri e di interlocuzioni sulla vicenda Brucellosi. Come stanno le cose? Sì, in realtà non possiamo stare con le mani in mano mentre c'è un settore che langue, che soffre e che chiede aiuto. Ovviamente ognuno per la parte di competenza, per quanto ci riguarda, per la parte istituzionale, sta facendo quello che può. Posso dire con certezza, ci sono delle importanti novità che andranno ad essere aggiunte oppure ad integrare oppure a modificare il piano che è stato varato, che è tanto contestato anche a ragion veduta per buona parte da parte degli allevatori. Quindi insomma il piano sarà migliorato? Sì, il piano sarà migliorato. Noi siamo partiti da lontano, abbiamo avuto diversi incontri, come dicevo, con i vertici della regione, portando le nostre istanze, che erano niente altro che quelle degli allevatori, e devo dire che le modifiche che si annunciano, per quanto mi consta, sono anche robuste, sono importanti, sono molto risolutivi ed efficaci per quanto riguarda il prosieguo e le prospettive del comparto. E questa è sicuramente una buona notizia. Sindaco, intanto insomma la festa della mozzarella si avvicina, lei ne abbiamo già parlato in una nostra precedente chiacchierata, ha deciso di sfruttare l'occasione di richiamo della festa per riproporre e mettere al centro il tema della bufala. Sì, questo è vero. Così come è vero che questa festa, che giunge alla 44esima edizione, che significa che sono ben 44 anni che viene celebrata, nasce, quindi affonda radici in una semplice chiacchierata tra amici che generò appunto questa idea 44 anni fa, di iniziare questo percorso, mettere in bella evidenza il prodotto mozzarella, il prodotto simbolo di questo territorio. Poi però nel corso degli anni, come qualche altra volta ho già detto, avemmo l'idea di portarla ad una dimensione diversa, una prospettiva diversa, quella di essere traino di un comparto, appunto il lattiero caseario. Così come è accaduto questo, e quindi per cui pensammo di venendo artisti nel nostro territorio, artisti di fama nazionale, dello spettacolo, dell'arte, potessero conferire con la loro immagine importanza all'intero settore e quindi trainare a loro volta il settore medesimo. Così come è accaduto questo, questa volta nello stesso solco abbiamo pensato che sia la festa della mozzarella, ormai che ha trovato la sua dimensione ultra regionale, anche direi nazionale, ad essere il centro ad ospitare il centro dei problemi, e cioè le problematiche degli allevatori, brucellosi, tubercolosi, nitrati. Questi problemi saranno al centro di una tavola rotonda che abbiamo ritenuto di convocare all'interno di questa manifestazione per il 6 e il 7 di agosto prossimi, e quindi abbiamo invitato il ministro della salute, innanzitutto, quello dell'agricoltura, quello dell'ambiente, e così anche il governatore De Luca, il suo vice che è assessore all'ambiente, e l'assessore regionale all'agricoltura. Tutti insieme, ovviamente con personaggi ulteriori del settore, gli allevatori non saranno certamente esclusi con le loro rappresentanze da questo tavolo, tutti insieme per fare cosa? Per fare il punto della situazione e mettere, come dicevo, al centro del tavolo la questione comparto lattiero caseario, gli allevatori innanzitutto. Quindi un tavolo tecnico istituzionale. Esattamente. Vabbè, certo, sfruttare la vetrina, perché oggi la festa della mozzarella è una grande vetrina, per mettere al centro il problema del comparto bufalino è sicuramente una bella occasione per
tenere i riflettori puntati in maniera forte sulle problematiche del comparto che sul nostro territorio è centrale, sia perché identifica il territorio stesso, sia perché dà lavoro a tante, tante persone. Non poteva non essere così. Non possiamo celebrare una festa e ignorare che intorno a questo territorio, in questo territorio, ci sono, come dicevo all'inizio, delle gravi sofferenze. E allora abbiamo proprio cercato di ribaltare il tutto. Quindi la festa diventa occasione per mettere in risalto queste sofferenze e cercare di portarle a soluzione con il protagonismo di coloro i quali possono, devono occuparsene e quindi portare le soluzioni che gli allevatori si aspettano. Bene così. Sindaco, io nel frattempo la ringrazio, le auguro una buona giornata, rinnovo l'appuntamento con tutti gli amici che ci seguono con il nostro focus su Cancello Arnone, sempre per il prossimo giovedì, sempre alle 14:30. Un saluto. Grazie.